C'è anche il ministro per le politiche del mare, Nello Musumeci, all'inaugurazione del Museo dell'Archeoplastica, un percorso di sollecitazione intelligente per dimostrare quanto la plastica diffusa nel mare può creare all'ecosistema. Troviamo plastiche antiche ma anche modernissime. Maruggio, che guarda al turismo e all'ambiente con grande attenzione, punta i piedi e inizia un percorso. È la cultura della sensibilizzazione ambientale, cioè con questo unicum nazionale, cioè il Museo di Archeoplastica dei rifiuti, degli antichi rifiuti spiaggiati, intendiamo valorizzare ciò che viene considerato rifiuto, quindi non solo è riciclabile, quindi ha un suo valore economico, ma ha un suo grandissimo valore culturale, per far comprendere a chiunque, ma soprattutto alle nuove generazioni che lo visiteranno nel tempo, che quando si abbandona qualcosa in mare, innanzitutto il mare ce lo restituisce, perché non è suo e quindi lo ridà al legittimo proprietario, ma tantomeno lo elimina. Quindi quella che può essere considerata un grande cassonetto di rifiuti da molti che culturalmente non ne comprendono la gravità, non svanisce nel tempo, e quindi troviamo all'interno di questo spazio della Torre dei Molini, quindi la parte centrale di Campomarino di Maruggio, quest'area in cui facciamo capire che le plastiche dopo decine o centinaia di anni sono ancora lì. Un progetto intelligente che ha a che fare con l'archeologia ma con la civiltà degli umani, l'ambiente sempre al primo posto nell'agenda di Maruggio. Sì, è vero, come nel campo ambientale noi abbiamo speso e impegnato tante risorse, oggi coroniamo un ultimo sogno, ma quello che poi è una chicca che riserviamo per il nostro territorio a Campomarino, è quella appunto dell'inaugurazione di questo museo, che sicuramente avrà l'obiettivo di sensibilizzare, ecco, la cultura della salvaguardia dell'ambiente, e sicuramente poi quest'inverno cercheremo di portare tanti, apriremo le scuole, quindi sicuramente sarà motivo per sensibilizzare i ragazzi e rendersi conto di quanto sia importante l'ambiente e la salvaguardia del territorio. E dopo la conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo di Città Maruggio, il momento dell'inaugurazione a Campomarino, punto centrale delle vacanze dei tarantini e non soltanto sulla litoranea salentina.